Sono direttore medico dell'Istituto Redaelli di Vimodrone alle porte di Milano. Sono geriatra e cardiologo e nell'ambito della mia attività professionale mi occupo anche dell'alimentazione per quanto riguarda gli ospiti del mio istituto, i pazienti del mio istituto, un istituto che ha 500 e rotti posti letto, quindi di un certo impatto. Prevalentemente sono anziani gli ospiti e i ricoverati da noi, e per loro bisogna sempre studiare una dieta che sia adeguata alle loro capacità, alle loro possibilità. Teniamo conto che, come avevo già raccontato un anno fa agli ascoltatori, avevamo introdotto l'alimentazione prevalentemente vegetale in favore degli anziani. Questo si è verificato, gli anziani hanno anche accolto abbastanza bene, anche il personale ha cominciato a capire cosa vuol dire un'alimentazione con una dominanza di proteine vegetali rispetto alle proteine animali, e piano piano si sta evolvendo. È chiaro che rispetto ad una situazione in cui in tutti gli ospedali c'è un'alimentazione che è dominante, tipo carne o tipo formaggio, pensando di dare una quota di proteine cosiddette nobili, tra virgolette, e attraverso questa nobiltà si pensa di nutrire adeguatamente l'anziano, ci si accorge che l'anziano si può nutrire altrettanto adeguatamente con un buon inserimento di proteine vegetali, che vengono in parte dal mondo proprio vegetale, quindi dalle verdure, in parte dai cereali, in parte dai legumi. Quindi il patrimonio, diciamo così, complessivo della quota proteica per quello che è il fabbisogno dell'anziano, che è di poco più di un grammo per chilo di peso corporeo, è coperto e può essere coperto anche dall'apporto sostanzialmente di tipo vegetale. Gli aggiornamenti oggi sono innanzitutto la varietà del tipo di cibi vegetali che si possono dare, perché sono stati introdotti il farro piuttosto che l'orzo, l'avena. Questi cereali hanno arricchito una mensa che in passato per gli anziani nella vecchia tradizione erano sicuramente presenti, ma nella moderna, diciamo così, alimentazione degli ospedali è dimenticata o quasi questa parte di cereali. E quindi questo è stato l'apporto, ovviamente, orzo e farro integrali, per cui con le caratteristiche organolettiche, ma anche, diciamo, di tipo nutrizionale che hanno i cereali integrali, che insieme, come sappiamo, ai legumi, coprono praticamente tutto il fabbisogno di tipo proteico che hanno gli anziani. Accanto a questo abbiamo introdotto anche delle acque alcaline, e questa è un po' una novità di quest'anno. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, dando un'alimentazione prevalentemente vegetale, già ci attestiamo un'alimentazione di tipo alcalino, che è ciò che il nostro corpo ha bisogno, perché non dimentichiamo che il sangue ha un pH di 7,36 e deve rimanere costante. Tutto ciò che riguarda l'alimentazione a base carne, a base di formaggi e anche le medicine che noi diamo tendono tutte queste ad acidificare il nostro sangue, quindi a creare un lavoro metabolico aggiuntivo da parte del sangue per mantenere il suo pH in modo equilibrato. Ecco, allora, un'alimentazione prevalentemente vegetale è invece un'alimentazione che tende a mantenere il pH alcalino. A questo abbiamo associato anche l'introduzione di acque alcaline, e questo permette di completare, diciamo così, il quadro del supporto nutrizionale che diamo ai nostri anziani. Abbiamo dei dati che sono ancora preliminari perché non hanno ancora raggiunto tutta la completezza che noi vogliamo, però la prima cosa che è emerso è che sicuramente un anziano ricoverato che assume una dieta a base prevalentemente vegetale non va incontro ad un depauperamento proteico, come è il timore che hanno soprattutto la classe medica e i gruppi scientifici che lavorano sulle proteine, pensando che solamente le proteine animali siano quelle che danno, diciamo così, il vero supporto nutrizionale. Quindi abbiamo un po' smentito questo primo fattore.
Un altro elemento interessante è che l'anziano ritrova il piacere antico di cose che magari da ragazzi erano la quotidianità, ma poi con il cosiddetto progresso e con il cosiddetto nuovo modo di mangiare hanno un pochino dimenticato, perché l'esasperazione dell'uso della carne è venuto fuori dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con quel benessere industriale e che è stato anche consono a un modello di tipo sociale. Loro hanno scoperto la loro vera giovinezza. Quando rimangiano il grano saraceno piuttosto che il farro, l'orzo o l'avena, riscoprono quei prodotti che per loro erano davvero familiari. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico riferito all'alimentazione, sicuramente ha un valore e un'importanza notevole. Pensiamo solamente che, per esempio, dando da mangiare prevalentemente una dieta carnea ad una persona, il contenuto purtroppo di ormoni che è presente nelle carni industriali che approdano agli ospedali, eccetera, creano una certa irrequietezza nell'ammalato. Ma questa è una valutazione che fanno fatica un po' i medici a coglierla, perché l'attribuiscono a tanti altri fattori. Purtroppo in realtà questa è una valenza che va quantomeno considerata. I pazienti che assumono prevalentemente legumi, prevalentemente alimenti e proteine su base vegetale hanno una riduzione di questa irrequietezza, e questo è un elemento che sicuramente diventa un complemento. L'aspetto psicologico poi è che nel ritrovare il piacere di un tempo permette loro anche romanticamente di sentirsi tra virgolette un po' più giovani, e quindi in questo senso riprendiamo un passato che sicuramente per loro ha un valore aggiunto nel sentirsi in sintonia con se stessi. L'anziano nella sua giovinezza ha avuto un rapporto con gli animali molto più rispettoso di quello che abbiamo noi oggi, anche se apparentemente usciamo assolti, perché noi non vediamo la morte degli animali, non vediamo, non assistiamo, perché è qualcosa che viene allontanato, viene messo nelle periferie, mentre una volta, quando si sacrificava un animale, quel sacrificio era un sacrificio sentito da tutta la famiglia, e quindi si ringraziava quasi l'animale che donava se stesso per il benessere in qualche modo, e sicuramente questo aspetto è stato un po' dimenticato. Quindi l'anziano in realtà ha un ricordo rispetto al mondo animale diverso da quello che abbiamo noi oggi. L'aspetto psicologico è che l'anziano oggi è stato un po', come noi peraltro, derubato, è stato sottratto l'importanza di cosa vuol dire approcciarsi al mondo animale per la nostra nutrizione. Così, mentre io introduco la pet therapy nel mio istituto per far sì che l'anziano attraverso il cane, il gatto, possa riconciliarsi, e questo dà dei dati positivi di riaggancio, di recupero di memoria, di riscoperta delle affettività, dell'emotività e quindi anche di calma interiore che viene dal sentire che un animale docile si lascia accarezzare, si lascia coccolare, quindi diventa una terapia ansiolitica, una terapia sicuramente rilassante. Fa fatica a collegare che quello stesso animale può essere il coniglio, può essere il capretto, può essere l'agnello che è stato sacrificato per lui, perché ha perso questo collegamento. Il fatto di riuscire a introdurre gli animali come compagnia, come aiuto, come supporto, permette di riprendere il collegamento ed è più facile aiutarle a fare un passaggio verso il mondo vegetale. Mi piacerebbe che voi veniste a vedere cosa succede quando un anziano è a contatto con gli animali, come si addolcisce nel comportamento, come anche un malato Alzheimer, con malattia di Alzheimer, che è una malattia molto invalidante, in realtà si tranquillizza, si rasserena, come se avesse preso dei tranquillanti maggiori, quindi con dei farmaci anche importanti. Questo vuol dire che la capacità di relazione col mondo animale ha un effetto sicuramente terapeutico. Quindi quando si parla di pet therapy non è un qualcosa di moda, ma è un qualcosa che ha proprio un senso profondo nella vita della persona.